San Dibus, prega per noi. Santo Alvaro Morata, prega per noi. Ho evitato uno sfogo. Hanno evitato uno sfogo questi due uomini. Juventus Fenerbahce finisce 2-1. Vittoria che in teoria consegna la qualificazione prima di Andrea Pirlo. Una prestazione però veramente ignobile da parte della nostra Juventus. Non hanno uno sfogo solo perché i 3 punti che erano l'obiettivo di oggi sono arrivati. Amici e amici appassionati di grande calcio, buonasera ragazzi. Quarta giornata di Champions League, parliamo della partita della Juventus. Juventus che ha appena sconfitto con una fatica immane il Fenerbahce sul risultato di 2-1. Cioè ragazzi, siamo andati in svantaggio contro il Fenerbahce col gol di Osuna al 19esimo, veramente. In difesa c'erano tanti, tanti bellissimi Johnny Brown in difesa, veramente uno schifo totale la difesa della Juve. Juve che aveva un solo centrale di ruolo, ovvero De Ligt, l'ha appunto schierato Pirlo nel ruolo di difensore centrale, accanto a lui Danilo con come esterni un ritrovato Alexandro in campo, ma ancora siamo lontani dall'Alexandro vero, e un Cuadrado sempre ottimo. È suo l'assist che ha propiziato il gol di Alvaro Morata, Alvaro Morata match winner di questa partita. Questa Juve gioca in 10, questa Juve è come se giocasse in 10, perché quando c'è Dybala in campo e quando c'è Chiesa in campo, la Juve è come se gioca in 10 uomini. Prima con Dybala e poi con Chiesa. Cioè, veramente è qualcosa di assurdo. Questa squadra non ce la fa, proprio non ce la fa. Mi spiace dirlo, però non ho visto assolutamente del gioco. L'abbiamo vinta grazie ai singoli, grazie a Ronaldo che nel primo tempo tira una bordata ed è 1-0 ed è 1-1. Poi sfortunatissimi, sfortunatissimi per quanto riguarda i pali, perché c'è da dire anche questo, siamo stati molto sfortunati nel secondo tempo in quanto abbiamo avuto due occasioni importanti, una con Bernardeschi e l'altra con Morata, tiri di sinistro per entrambi e pallone che finisce in entrambi i casi sul palo della porta difesa da Dibus. Questa qua, il Ferencváros, devo dire, una squadra molto organizzata, complimenti all'allenatore degli ungheresi che ha saputo resistere fino al 90esimo all'assalto della Juve, che non è stato un assalto così asfissiante come ci si aspettava da una squadra che dovrebbe avere voglia di vincere, dovrebbe avere fame di vincere, invece così non è stato. Vinciamo quasi per fortuna col gol di Morata, quindi veramente. Purtroppo, secondo me, sfoghi in questa stagione ce ne saranno tanti, perché si rischia veramente mai come quest'anno di finire con 0 titoli. Perché tu non puoi puntare sempre su Ronaldo e sulle giocate che ti può fare. Bella vittoria da parte della Lazio che supera per 3-1 lo Zenit di San Pietroburgo. Quindi top, top veramente tutto ciò. E niente ragazzi, la Juve col Barcellona sono effettivamente promosse alla prossima fase. Il Barcellona con 12 che sconfigge la Dinamo Kiev per 4-0 e la Juve con 9 punti. Poi che dire, va, la Lazio è anche molto vicina agli ottavi perché si trova 8 punti adesso, 9 punti per il Dortmund e 4 per il Club Brugge. Quindi ottima questa notizia italiana. Che dire ragazzi, ora il prossimo impegno della Juventus sarà sabato alle ore 18 su Sky con il Benevento, si andrà a giocare in Campania questo match di questa giornata numero 1 di Serie A, vediamo un po' che cosa accadrà. Spero di non dover rischiare di fare uno sfogo come stasera. Il video è finito e noi ragazzi ci siamo proseguiti. Ciao ciao!